Abbiamo adesso Yacoub Diarra per Harratin, iniziativa per la rinascita del movimento abrogazionista. Buonasera, mi ringrazio tutti, mi chiamo Yacoub Diarra della Mauritania, parlo con, scusatemi è italiano poco, ma devo parlare un po' tanto. Del debito, mi ringrazio Marco Panella e i radicali, e la società civile italiana per loro sostegno per nostra lotta. Grazie a loro nostra lotta in tutti in Europa. Questa Harratin è un popolo discriminato in Mauritania, 50% della popolazione mauritania. Significa Harratin significa schiavi affrancati. Questa Harratin. Adesso, donc, Harratin, come dico, mette altre comunità come Wolof, Bambara, Soninke, Pula, c'è in Mauritania. Siamo tutti 80% della popolazione, ma non hanno nessun diritto della schiavitù in Mauritania. Noi luttiamo contro la schiavitù e la discriminazione. Adesso in Mauritania c'è 13 i nostri militanti in galera. In galera, 3 a 15 anni di prigione, di galera. E adesso hanno trasferito a un'altra nord della Mauritania, un'altra galera più dura che Guantanamo, si chiama Verso Belmegren. Questa noi siamo qua per ringraziare tutta la società civile italiana e tutti gli italiani e tutti ora, perché chiediamo veramente la libertà per i nostri popoli, perché Harratin loro colpo hanno detto questa cosa. Non fa male, questa è nostro colpo, perché sono discriminati 50% di questa popolazione, cioè 20% sono in la schiavi, cioè molta gente non sanno così. E Mauritania può essere 5 volte l'Italia, e sono 4 milioni di abitanti, cioè, come dico, Harratin, Pular, Soninke, Bambara, Wolof. Siamo 80%, ma non hanno mai un diritto con la nostra paese. Così, grazie al nostro leader Biram Dabe, primo delle Nazioni Unite per i diritti umani 2013, lui ha preso questa lotta, molto sensibilizzazione in Europa. E grazie a lui è stato in galera 2012, grazie a radicali, grazie a Marco Panella. Marco Panella parte in Mauritania per liberare Biram Dabe. Questa è una cosa, noi non possiamo dimenticare questa cosa, e lanciamo un appello per tutti i gente liberi, bisogna di vostro aiuto. Lunedì organizziamo una manifestazione contro la schiavitù a Santa Apostolia alle 15 per chiedere la liberazione dei nostri amici. E noi, come era Mauritania Sezione Italia, hanno fatto una varie lettere per la Ministero degli Affari Esteri e con il Senato della Repubblica e la Premier Ministro Renzi. E un'altra lettera deve essere per Mogherini. Questa chiediamo la liberazione dei nostri amici, e chiediamo non deve essere dal 21 secolo c'è la schiavitù. Questa è una cosa brutta. Siamo sì liberi, ma deve essere, ma c'è i nostri fratelli non sono liberi. Questa è il nostro problema. Questo è, donc, mi ringrazio e merci per tutti.